Ciao amici di Cantina del Cerro, bentornati a questa nuova puntata di Scopriamo assieme un vino. Oggi parliamo di Bianco del Cerro. Bianco del Cerro che è una selezione fatta proprio da noi di Cantina del Cerro e in questo particolare caso è un Trebbiano con del Verduzzo, 50-50, quindi una cuvée sostanzialmente. O detto all'italiana sarebbe un taglio, che suona un po' male però alla fine della fiera, che non è altro che miscelare assieme due vini. Perché si fa questo? Perché tendenzialmente si cerca di migliorare il sapore del prodotto finale. In questo preciso caso, cos'è che si fa? Si sceglie il Verduzzo, che è un vino di base amabile, con delle note anche abbastanza aromatiche, e gli si mette insieme un Trebbiano, che invece è un vino, diciamo, che è un secco molto più classico senza le note aromatiche. Mettendoli insieme si cerca di ottenere un'armoniosità migliore tra i due prodotti. Bene, allora andiamo subito a provarlo. Bottiglia Renana, che abbiamo fatto come scelta per un'estetica che dà un po' più di slancio a questo bianco. La tappatura. Questa volta è stato selezionato un tappo sintetico perché principalmente, diciamo, dà un po' l'idea maggiore della bottiglia, perché poi appunto sulla Renana ci vanno quei tappi qua. Non ha i difetti del sughero che molto spesso rischia di dare cattivi sapori, soprattutto se non sono sugheri di eccellente qualità. E appunto questo vino non necessita assolutamente della microossigenazione. Come avete sentito, è un vino frizzante. Andiamo subito ad assaggiarlo. Frizzante cosa significa? Attenzione, rispetto agli spumanti, significa, perché sono due diciture precise, che è meno frizzante di uno spumante. Mentre uno spumante fa tutto un processo, appunto la spumantizzazione, che lo porta ad avere una pressione maggiore, diciamo, se noi misurassimo al collo della bottiglia la pressione interna del gas è maggiore dei vini frizzanti. Appunto, questo si traduce poi in parole povere che questo qua, come vedete, non presenta il perlage, comunque il perlage è molto meno persistente, meno intenso e appunto la sensazione di frizzante è molto minore rispetto a quello che è uno spumante, appunto siano due caratteristiche diverse. Allora, il profumo è bello aromatico. Abbiamo dimenticato il colore, quindi ritorniamo un attimo indietro. Allora, il colore è un bel giallo, abbastanza intenso, con delle sfumature, un po' dorate, un buon colore, molto bello. Come dicevamo, il profumo è floreale, leggermente, speziato. Allora, il sapore appunto richiama, riusciamo a recuperare il discorso che dicevamo prima. Non lo sentiamo, sentiamo delle note aromatiche appunto che sono legate al Verduzzo, però che non sono troppo intense, perché a volte l'aromatico può essere molto fastidioso o quantomeno stancare. Invece questo qua è molto giusto e ha un leggerissimo retrogusto amabile, che appunto viene attenuato, poi si sente appunto una nota un po' secca, che è appunto quella del Trebbiano. Benissimo, allora noi stiamo per andare a mangiare. Vi ricordo che il vino è un'esperienza da condividere, quindi vi invito sempre a mandarci i vostri pareri e le vostre recensioni, magari sui vini che provate con noi. E ci vediamo al prossimo incontro, ciao a tutti!
Perché avevo detto che lo mangiavo, stavo mangiando in un pranzo.